È stato affermato questo pomeriggio a Roma dalla ministra della Difesa Roberta Pinotti e dal presidente della Regione Francesco Pigliaru il protocollo d'intesa Stato-Regione sulle servitù militari. Dell'accordo fa parte anche l'apertura della caserma dell'esercito di Prato Sardo con l'arrivo di un reparto della Brigata Sassari. Il documento regola l'utilizzo dei poligoni sardi con una sospensione delle esercitazioni dal 1 giugno al 30 settembre. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto sulla vita civile della presenza nell'isola dei 7.000 militari. Il Ministero della Difesa intende mantenere alcuni siti ritenuti strategici, come il poligono di Teulada, e cedere progressivamente gli altri. Alla firma hanno presenziato i sindaci dei comuni interessati, a partire da quello di Nuoro Andrea Sud. Spiraglia anche sul fronte degli indennizi, con l'impegno della ministra Pinotti ad arrivare a pagamenti annuali. Queste le parole della titolare della Difesa e del presidente Pigliaru. Noi abbiamo cercato di comprendere tutte le esigenze che potevano essere accettabili e devo dirci abbiamo lavorato e tutto quello che non era davvero impossibile per la difesa perché avrebbe reso impossibile l'attività delle forze armate lo abbiamo accettato. Questo per dare un messaggio alla Sardegna che le forze armate amano, per dire noi ovviamente vogliamo essere una risorsa e non un peso per l'isola e credo che con questo protocollo tutti i progetti che possiamo sviluppare sono progetti in positivo e che vanno in questo senso, nel senso di dare un messaggio di rispetto per la Sardegna, ma anche di attenzione alla presenza delle forze armate nell'isola, la Brigata Sassari e non solo. Io credo che sia un passo molto importante, l'abbiamo chiesto nel 2014 anche sulla base di un ordine del giorno del tutto il Consiglio regionale, un segnale a uno Stato che per troppi anni si è reso, come dire, è stato distratto rispetto al gravame delle servitù militari. Questo passo è arrivato, l'abbiamo chiesto concreto, questo passo è concreto, questo passo riguarda alcuni aspetti materiali, quindi una riduzione limitata ma simbolicamente importante del gravame ci sono alcune spiagge che vengono liberate e messe a disposizione dei cittadini, prima non lo erano, ci sono delle compensazioni che arriveranno con ritmi e regole molto più chiare, ci sono gli osservatori ambientali indipendenti che renderanno trasparente tutto ciò che è impatto delle attività militari sull'ambiente, quindi sono dei passi avanti importanti e ci sono appunto alcune caserme che tornano ad un uso civile in luoghi estremamente pregiati dal punto di vista ambientale e naturalistico e c'è un rinnovato impegno dell'esercito alla Maddalena e a Prato Sardo, quindi io credo che sia un passo davvero importante, si tratta ora di rendere attuale e attuato immediatamente questo accordo. Nel passato qualche accordo è stato fatto, questo è più importante, va reso ancora più importante, portando a casa i risultati in tempi rapidissimi.